tornati con un nuovissimo Vlogmas in cui vi racconto un aneddoto della mia vita. Oggi siamo qui per parlare, ragazzi, della domanda, diciamo, più frequente che mi fate nelle foto, dove ad esempio ci sono io in costume o comunque dove mi si vede tutto quanto il corpo, quindi a testa, a piedi. Sivi, ma tu perché sei così magra? Specifichiamo, ragazzi, che io con questo video non voglio dire se no, perché io sono una di quelle che veramente si tiene alla linea, no, perché guarda, io c'ho questa crema che mi fa diventare così col corpo. No, è un semplice video per rispondere a questa domanda che mi domandate. Questa domanda che mi domandate. Questa domanda che mi fate, diciamo, molto molto frequentemente sotto a diverse foto. Allora, la mia risposta, ragazzi, è che secondo me ognuno di noi nasce con una muscolatura comunque diversa, un tipo di fisico diverso, e secondo me è anche una cosa, diciamo, familiare. In famiglia non si è mai presentato, diciamo, il problema dell'obesità, perché alla fine, ragazzi, se noi andiamo a considerare ad esempio l'obesità, viene classificato come un problema, diciamo, e se in famiglia, diciamo, si vede più questo problema presentarsi più frequentemente, c'è la possibilità che noi fisicamente possiamo comunque crescere, non che cresciamo obesi, nel senso che comunque abbiamo un organismo, ecco, diverso. Ad esempio, come stavo dicendo, io in famiglia non ho mai riscontrato nessuno di questi problemi, diciamo, non c'è stato mai nessuno che ha avuto questo problema. Diciamo che questo non c'entra tanto con il nostro aspetto fisico, perché alla fine il nostro aspetto fisico lo andiamo a curare noi. Allora, io sono una di quelle persone, ragazzi, che mangia dalla mattina alla sera, e veramente, credetemi, uno mi guarda e dice: ah sì, se devi mangiare qualcosa in più. Ma io mangio in continuazione. Mi mangio, posso anche farmi, ragazzi, 2 settimane al Mac, io rimango così. Cioè, esempio, no? Io sono una di quelle persone che, come avete visto anche nelle Instagram stories, seguitemi su Instagram, sivi_show_official, che io molto spesso prendo il cibo, ad esempio takeaway, oppure vado da mangiare al cinese, o esempio al Mac, che ne so, carne. Cioè, comunque, ragazzi, io mangio delle cose che a parer mio sono delle cose sconsigliatissime, però io le mangio e non succede niente. Cioè, nel senso, io rimango così, non mi spuntano bolle o cose del genere. Cioè, ragazzi, io rimango così. Ora, io non so se questo è il mio organismo che reagisce bene a questi cibi, oppure, raga, c'è qualcosa che non va. Perché diciamo che io sono una di quelle persone che veramente, raga, mangia la mattina alla sera. Poi molti di voi mi chiedono: sì, come fai ad essere così magra? Allora, intanto vorrei raccontare che io anni fa ho avuto dei problemi col cibo. Perché, allora, vi spiego. C'è stata una storia raccontata una vecchissima amica di mamma che ci raccontò che il suo fratello morì soffocato a un pezzo di carne. Dramma. Io da là, raga, non ho più voluto mangiare carne, e ogni volta che mangiavo qualcosa avevo paura di strozzarmi. Avevo tipo 12 anni, no, pure di meno, 10, e mangiavo questa ragazzina di 10 anni che non mangiava. Io non mangiavo, ragazzi, perché avevo paura di strozzarmi. E in più mi è anche successo verso gli 8 o 9 anni di strozzarmi anche a me con un pezzo di carne. Da là, raga, rimasi veramente scioccata, e la partì il dramma. Quando mangiavo masticavo anche per 1 minuto e mezzo, per poi deglutire e poi mangiare altro. Cioè, ragazzi, poi uno si chiede: Silvia, ma perché tu ci metti così tanto a mangiare? Perché io ci metto veramente tantissimo, perché ho sempre stanze di strozzarmi, però adesso l'ho un pochino superata. Ma 3-4 anni fa, raga, era veramente assurda sta cosa. Ve la può raccontare anche mia mamma, che anche lei era disperata per farmi mangiare le cose. Io non volevo mangiare, avevo paura di mangiare la carne, non mangiavo più carne per questo. Diciamo che nel periodo in cui comunque sei un ragazzo, una ragazza, un adolescente, comunque, diciamo, anche una bambina, un bambino, ti serve mangiare la carne, perché comunque c'ha delle sue cose. Cioè, non mi ricordo che caspita c'ha la carne, raga, non mi ricordo dentro che caspita c'è la carne che ti aiuta a crescere comunque in qualche modo. Non mi ricordo, scusatemi la mia ignoranza, ma non mi ricordo minimamente. Diciamo che la carne è sempre stata importantissima nel ruolo di crescita, e immaginate una bambina che non se la mangia perché c'ha paura di strozzarsi. Comunque, passato questo periodo, durato un anno, H2, non mi ricordo per niente, credo più di un anno è durato, più di un anno è durato. Ora come ora mi ritrovo invece ad ingozzarmi di cose, però mangio sempre lentamente. Ma io, raga, ho sempre fatto tantissima attività fisica. Ho fatto il salto in alto, ho fatto esempio anche la gara dei 1000 di Michele, che sarebbe 1 chilometro di corsa. Sono andata a finire anche sul giornale. Questo vi parlo di 3 anni fa. Poi ho fatto nuoto, karate, breakdance. Cioè, raga, io ho fatto tutti gli sport che esistono in questo mondo, e li ho praticati per mesi. Cioè, non che ho fatto esempio la prova e poi ciao. L'ho fatto esempio per almeno
il minimo che ho fatto di sport è stato per 5 mesi. Tutto il resto l'ho fatto, poi li facevo insieme. Non è che dite ogni anno cambiamo, no, ad esempio facevo karate insieme a piscina, oppure corsa insieme, che caspita ne so, ballo, break dance. Quindi ragazzi, io non so darvi una risposta veramente di quelle che dite, wow, adesso pure io la applico e divento una modella di Victoria's Secret. Prima di tutto io vi consiglio una sana nutrizione, non come faccio io, perché ci sono alcune persone che mangiano tanto come me, non ingrassano e possono capirmi, e questa credo che sia una cosa di organismo, comunque sia un qualcosa di ereditario tra virgolette. Quindi vi consiglio vivamente intanto di sconsigliarvi di cose, ad esempio il McDonald's o cose del genere, perché anche io so che sono cose che fanno schifo, che dentro ci sta la peggio roba, infatti quando posso evito. Poi secondo, vi consiglio tantissimo attività fisica, perché raga, voi, molte persone sottovalutano ad esempio l'attività fisica, anche palestra ragazzi può essere classificato sport, perché alla fine tu ti muovi comunque, fai dei movimenti che possono sia rafforzare il tuo corpo, quindi ad esempio diventi un... oppure semplicemente ragazzi vi aiutano a dimagrire se siete in uno stato comunque di confusione e tutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti invece voi come la vivete, nel senso se anche voi avete dei problemi ad esempio col cibo, state cercando di dimagrire, state cercando di ingrassare, siete stati in un periodo di anoressia, se state in un periodo comunque di pre-obesità, diciamo, fatemi sapere comunque qui sotto nei commenti come lo state vivendo, perché so che ci sarà adesso una grandissima discussione riguardo questa storia e usciranno fuori dei drama assurdi di persone che non mangiano carne perché si strozzano come me. Comunque io credo che questo Vlogmas può terminare, vi mando un bacione immenso, grazie per avermi ascoltata, noi ci becchiamo domani con un nuovissimo Vlogmas e in più vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i miei social, vi lascio il link sotto nella descrizione. Quindi da Svisho è tutto, vi mando un bacio e noi ci becchiamo domani, ciao ragazzi, ciao!